Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Anime in Breve. Oggi siamo di nuovo qui con Federico che andrà a recensire un nuovo anime sconosciuto. Dici Federico, di che anime parlerai oggi? Allora, prima di tutto ciao a tutti perché non mi faccio votare questo qua. E oggi parlerò di Nana, un anime che nessuno conosce, no non è vero, dai. Forse questo lo conoscete perché è un po' più conosciuto, infatti vi dico subito che potete trovarlo su VVID, che dai. VVVVVID, quello vedrai VV. Vabbè dai, va bene. Ok. E quello lì che spero conosciate, se volete conoscere qualche anime lì ci sono. E infatti questo è un anime un po' più vecchio rispetto agli altri che di solito sono più nuovi, per questo sono un po' più sconosciuti. Infatti il manga risale al 2000 e l'anime verso il 2002 ed è stato trasmesso anche da Rai e da MTV, mi sembra. Vi dico subito che come anime è genere shoujo, o meglio, non mi ricordo come si chiama il termine, ma shoujo per femmine più adulte. Un seinen shoujo. Esatto, un seinen shoujo. Shoujo non so se sapete cosa vuol dire, cioè un anime per ragazzine proprio. Sì, credo lo sappia. Dai 14 ai 17 anni. E infatti non è principalmente per bambine, diciamo, ma è più per ragazze adulte, diciamo sui 18-19 anni. E comunque io l'ho apprezzato molto, anche essendo appunto maschio, cioè se volete... Beh, qualcosa vorrà pur dire. E no, dai, infatti è un anime, diciamo, romantico, appunto, siccome è per femmine, e gli anime per femmine sono tutti romantici, perché, boh, non so cosa avete voi ragazze, e in più è anche drammatico. Infatti, ovviamente, la cosa è molto tirata per le lunghe, in quanto sono 50 episodi per raccontare due storie d'amore, però fidatevi che si reggono, diciamo. Io le ho rette bene, mi è piaciuto. La storia in generale si basa su due personaggi che sono Nana e Nana. Infatti ci sono due personaggi che si chiamano Nana e siccome non mi ricordo i cognomi la chiamerò la Nana Rocchettara, la Nana Darkettona e la Nana Stupida. E appunto queste due Nana si incontreranno senza mai essersi incontrate prima nel primo episodio, che secondo me è abbastanza bello, anche se è un po' lento rispetto ad altri, siccome a 50 episodi ci sta. E infatti si incontreranno sul treno dirette verso Tokyo e prima non si conoscevano. Entrambe andranno a Tokyo per due motivi diversi: quella scema per inseguire il suo amore e quella darkettona per una band. Infatti baserà tipo tutta la sua vita sia un po' sull'amore sia soprattutto sulla band. Infatti col passare degli episodi si tornerà con dei flashback, diciamo, alla vita precedente delle due Nana che le hanno portate appunto ad andare a Tokyo, e questa storia poi andrà avanti con le varie storie d'amore che si intrecceranno con tradimenti, dispiaceri e nuovi amori che... Beh, altre cazzate per ragazzine. Esatto, altre cazzate per ragazzine. Però fidatevi, a me è piaciuto molto come è trattato, anche i personaggi sono molto fighi. Sono fighi, non nel senso che sono solo fighi per piacere alle ragazzine, ma sono proprio... Cioè, sono caratterizzati bene, secondo me. Appunto, cioè, a me è piaciuto molto principalmente la fine, diciamo, che le tensioni aumentano e si stavano creando tanti problemi negli episodi prima, tipo che cosa succederà, e negli ultimi episodi una gran confusione, si risolve, diciamo, tutto, e anche se non nel modo sperato da me, diciamo, quindi ci sono rimasto molto male, ecco, e sono tipo un po' triste. Però vabbè, mi è piaciuto anche il finale, anche se ti lascia un po' di amaro in bocca, però un ottimo finale, e oltre al resto la storia che viene portata avanti molto molto discretamente, e sono riuscito a reggere io 50 episodi che è tipo l'anime più lungo che ho visto, perché tutti gli altri, non so se avete notato, quelli che ho portato sono 12 episodi, massimo 20 proprio per esagerare. E questo era tutto, dai, spero che lo guarderete se vi interessano un po' anime romantici un po' più calmi rispetto agli soliti shonen di scazzatamenti vari. E spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi sul canale YouTube e anche alla pagina Facebook, e noi ci vediamo ad un prossimo anime in breve, ciao!